Caironi e Ducati, io la vedo così. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di un possibile futuro di Antonio Cairoli lontano da KTM. Dopo 7 titoli mondiali ad una nazione vinti da pilota, dopo il titolo conquistato come team manager con Adamo, Cairoli potrebbe essere ad un passo dalla clamorosa decisione. La notizia ha generato le più disparate reazioni. C'è infatti chi sostiene che Cairoli potrebbe passare in Ducati per soldi, qualcuno dice che la voglia di correre del siciliano sia ancora grandissima, poi c'è la categoria degli scettici, che ancora non crede in questa possibilità. Prendo per buono tutto, perché senza firme sui contratti restiamo pur sempre nel campo delle supposizioni. Ma vorrei parlarvi di uno dei motivi che potrebbe avere un peso sulla decisione di Cairoli. Restiamo nel campo delle ipotesi e di fantasie e torniamo per un attimo alla stagione 2021. In quell'anno le KTM ufficiali gestite dal team Decari sono quelle di Prado e naturalmente di Cairoli. Due campioni troppo grandi per condividere uno spazio così piccolo. Difficile pensare che tutto possa procedere senza intoppi, ma tant'è, almeno per quanto ci è dato a sapere. A campionato iniziato il paddock però smentisce e mormora, si racconta di qualche mal di pancia di Prado e di crepe insanabili nel rapporto con Cairoli. Si dice che i due avrebbero smesso di condividere le giornate di allenamento. Stiamo vivendo la stagione più bella ed incerta della storia della MXGP. Erlings, Favre, Geiser, Cairoli e Prado si contendono il titolo che verrà segnato solo nella manche conclusiva del Gran Premio di Mantova. Nella parte finale della stagione si comincia anche a parlare di mercato e Prado è più di ogni altro uomo mercato, considerate le sue qualità e l'anagrafe. Lo spagnolo ha un contratto in essere con KTM, ma chiederebbe maggiori attenzioni ed un trattamento economico da top player. Il suo manager nel frattempo avrebbe aperto Yamaha e Kawasaki, che si dice sarebbero disposte a pagare una penale pur di avere lo spagnolo. Qualche vecchia ruggine legata al programma Dakar tra il suo procuratore di vertici Honda non gli consentirebbero di dialogare con il team HRC, ma tanto basta perché il problema arrivi all'headquarter di Matti Goffen. Pete Berry si ritrova ad un bivio: continuare con Cairoli rischiando di perdere Prado o puntare sul classe 2001 trovando un nuovo ruolo al campione siciliano. La scelta ricade sullo spagnolo, la cui età garantirebbe un grande futuro a KTM nella top class. Quando Mantova Cairoli vince il motocross delle nazioni aggiungendo quel titolo che ancora manca al suo palmarès, il siciliano ha già svelato i suoi programmi futuri. Il 14 settembre, nella splendida terrazza dell'Hotel della Ville di Roma, in una cornice suggestiva Cairoli annuncia il ritiro. Pur essendo nell'aria, la notizia sorprende. Il siciliano racconta che è tempo di smettere. Stefan Pirer e Pete Bearer lo ringraziano per quanto fatto. Sembra tutto bello? Sembra. Ho vissuto in prima persona quella leccatissima serata romana e ho trovato le dichiarazioni di Cairoli poco convincenti. Quello che viene descritto come un pensiero maturato nel corso della stagione a me è sembrato una forzatura, una decisione indotta. Oggi come ieri resto convinto che fosse stato per lui, Cairoli avrebbe continuato. Tony però asseconda il volere di KTM, fa buon viso, cattivo gioco. Deve farlo, seppur condivise, legge le decisioni prese dall'asta alla stregua di una mancanza di rispetto. Prado ottiene quanto chiede, Cairoli comincia una nuova vita, lontana dai Gran Premi ma pur sempre in sella. Brucia ancora litri di benzina in pista, presta la sua esperienza per lo sviluppo della moto e a metà anno chiede ed ottiene l'ok per correre alcune gare di campionato National in preparazione del motocross delle nazioni di Red Bud, dove corre con la moto numero 1. È la sua ultima volta. Alla fine del 2022 KTM sorprende ancora. Cairoli viene investito del ruolo di team manager del Red Bull KTM Factory Team, di cui fanno parte Erlings, Adamo e Liam Evert. Onora l'impegno, seppur il suo lavoro sia davvero poco tangibile agli occhi degli appassionati. Nonostante tutto, Cairoli si sente ancora rider, o come dice De Coster, racer. Non a caso, appena può, si schiera dietro ad un cancelletto di partenza e lo fa alla sua maniera. Intanto si fa un gran parlare di Ducati, per quanto tutti smentiscano, una moto fatta a Borgo Panigale comincia a muovere i primi passi in pista. Il nome Ducati è spalmato in ogni dove come fosse burro sul pane. Nulla è ancora ufficializzato, ma la struttura scelta per gestire il programma di Ducati sarebbe quella che fa riferimento alla famiglia Maddi. Ci sono uomini preposti a fare scouting, squadre, piloti, programmi in America ed in Europa, tutto in via di definizione. Ducati pensa a Cairoli e viceversa. A Bologna sponda Levane, serve esperienza ma non solo.
Ducati ha tutto per convincere il siciliano: la bontà del progetto, la possibilità di tornare a correre, un contratto biennale ben pagato e poi la parola magica, Audi, il sogno delle quattro ruote. Aggiungo una cosa passata sotto traccia, quella notte romana, una ferita ancora aperta. Perché come sottolinea Coppola nei titoli di coda del Padrino parte terza, un siciliano non dimentica mai. E allora aspettiamo con pazienza giocando tra fantasia ed immaginazione. Tempo, accorrono altro po' di tempo. Ci vediamo alla prossima.